Certe volte mi sento come se fossi in un film, come se qui ci fosse una telecamera, qui un microfono. Sì, vabbè, sto per procurare un'altra Canon Legria Mini, tranquilli. E però alla fine della fiera la realtà è che sono solo un idiota che sta parlando da solo in macchina. Scherzi a parte, benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, e questo è Diario di Viaggio on the road. E oggi proprio di film vorrei parlare con voi. Cominciamo! Sigla! Ultimamente avete guardato qualche film? C'è qualche film che vi è piaciuto? Beh, penso che sia piuttosto normale guardare dei film, avere dei film che sono piaciuti. Ma ci sono anche dei film che non vi sono piaciuti, probabilmente. Non credo che ci sia una persona a cui piace il 100% dei film. Poi, per carità, tutto è possibile, ma ci sono film che hanno alti e bassi, ci sono film che sono molto belli, ci sono film che sono molto brutti, ma magari sono belli nella loro bruttezza, nel loro essere trash. Ma diciamo che l'idea è proprio quella, ci sono dei film che possono piacere e possono non piacere, perché i film sono diversi fra di loro, hanno contenuti diversi, hanno trame diverse, giusto? Ebbene, in realtà oggi voglio parlarvi di un canale YouTube che invece vuole portare avanti una teoria, la teoria che è difficile dire che un film è piaciuto mentre un altro film non è piaciuto, perché in fondo tutti i film sono gli stessi. E se volessimo dire sì, tutti i film sono uguali perché tutti i film sono qualcosa di girato con delle telecamere e proiettato su uno schermo, beh, sarebbe un po' troppo generico. Però questo canale, che ho scoperto un paio di anni fa e da quando ho scoperto mi ha sempre fatto ridere tantissimo, è veramente spassosissimo, quello che ci fa è presentarci mediamente 24 ragioni perché due film sono la stessa cosa, oppure qualche volta 24 ragioni perché due film sono radicalmente diversi fra di loro, oltre a fare altri contenuti in cui ci parla comunque sempre dei film, delle produzioni cinematografiche. Allora, prima di continuare, sto parlando di Coach Tomato. Vi lascio il link del canale sul doobly-doo e sulla scheda, andate e iscrivetevi, è veramente molto simpatico e molto divertente. I suoi contenuti sono spassosissimi, sono ben studiati e li ho trovati veramente molto interessanti e di intrattenimento. E sono un modo simpatico di affrontare il contenuto di un film, soprattutto quando conoscete già i due film che lui vuole mettere a paragone, di guardare quei due film sotto un differente punto di vista, che può essere veramente molto divertente. Per esempio, se avete visto il Godzilla del 2014, ma vi ricordate anche il Godzilla del 1998, la prima cosa che viene da dire è beh sì, fondamentalmente sono lo stesso film. Beh, in questo caso Coach Tomato ci vuole dimostrare che il Godzilla del 1998 e il Godzilla del 2014 sono effettivamente lo stesso film, sotto molti punti di vista, alcuni totalmente inaspettati, alcuni ovvi. Piccolissimo spoiler, è il primo punto di somiglianza: entrambi i film cominciano con un montaggio di immagini che ci fa capire qual è l'origine del mostro. E le altre 23 ragioni dovete andarle a vedere, quindi il primo video di Coach Tomato che vi segnalo è 24 ragioni perché Godzilla del 98 e Godzilla del 2014 sono lo stesso film. Video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda, andate, dategli un'occhiata, vedrete che non ne rimarrete delusi, è veramente molto simpatico, è un'analisi molto divertente eppure molto approfondita. Ma naturalmente uno dice, beh dai, in fondo il Godzilla del 2014 è un po' una sorta di recap, di remake del film del 1998, ci si aspetta che siano la stessa cosa. Beh, allora perché magari non prendere un film che ci si aspetta essere la stessa cosa della sua edizione passata e invece vedere che sono radicalmente diversi? Prendiamo per esempio La Bella e la Bestia, bellissimo film animato del 1991 della Disney, e
il remake del 2017 in live action, quindi La Bella e la Bestia del 2017. E questa volta vediamo 24 ragioni perché La Bella e la Bestia del 91 e La Bella e la Bestia del 2017 non sono lo stesso film. Secondo video che vi lascio linkato sul doobly-doo e sulla scheda. Di nuovo, in questo caso, sono delle analisi molto intelligenti. Per esempio, di nuovo piccolo spoiler sulla prima ragione, in entrambi i film noi odiamo il personaggio di Gaston, ma nel film del 91 per un motivo, nel film del 2017, se ci fate caso, è per un altro motivo. Fin qui abbiamo analizzato film che in qualche modo comunque ci si poteva aspettare una somiglianza o una differenza, ma le cose che mi hanno fatto morire dalle risate di Coach Tomato sono ben altre, e sicuramente una di queste è un paragone tra due film radicalmente diversi fra di loro, e che pure lui ci dice, pensateci attentamente, sono il medesimo film. E vi sto parlando di Inside Out, il film d'animazione veramente molto bello, veramente piaciuto a tantissimi. Sapete, quello con Freddy Krueger... quello è Nightmare 4, il non risveglio. Mi sono confuso, però in fondo Nightmare 4 e il non risveglio e Inside Out sono lo stesso film. Non ci credete? Link sul doobly-doo e sulla scheda. Andate, dategli un'occhiata e ok! Tra i motivi lui ci dice che la prima volta che ha visto Nightmare 4 aveva 3 anni e la prima volta che suo figlio ha visto Inside Out aveva 3 anni anche lui. Quindi ci dice, forse possiamo considerarli entrambi film per famiglie, ma c'è qualcosa che può essere messo in discussione. Però questo paragone tra un film horror e un film d'animazione è veramente inaspettato, veramente ben fatto, e mi ha divertito tantissimo. E comunque vi consiglio di dare un'occhiata a tutto il canale di Coach Tomato, ci sono tantissimi video molto interessanti, tantissimi video molto divertenti, ci sono dei podcast, ci sono delle analisi dei film, ma la cosa che mi intrattiene di più, lo ripeto, sono questi video 24 ragioni. 24 ragioni perché due film sono identici, o 24 ragioni perché due film che ci si aspetta essere identici sono diversi. Quindi comunque andate a dare un'occhiata, trovate tutto sul doobly-doo, trovate sulle schede i link ai video che vi ho segnalati, e parliamo un po' dell'argomento del giorno, parliamo appunto di questo discorso di guardare dei film, perché in fondo l'idea presentata da Coach Tomato non è del tutto sbagliata. Avete mai pensato di guardare dei film sotto determinati punti di vista, magari un pochettino inattesi? Tempo fa avevo visto un interessantissimo video di Tommy Edison, il critico cinematografico ceco, in cui invitava a fare una cosa che ho trovato una sfida molto interessante. Prendete un film che conoscete molto bene, che avete visto centinaia di volte, che vi è piaciuto, insomma, un film che adorate, e provate a guardarlo con gli occhi bendati, provate a guardarlo dal punto di vista di un cieco, provate ad ascoltare la musica, ad ascoltare i dialoghi, ad ascoltare i suoni, ad ascoltare la profondità dei rumori, a capire, magari pensare di nuovo a queste scene, come ve le ricordate, come le state ascoltando, però a occhi bendati, che è un modo particolarissimo di costruirsi un punto di vista che fa capire in che modo possono influire i suoni, i dialoghi, i rumori di fondo e tutto quanto, tutta quella che è la traccia audio e non solo, nella produzione di un film. È sicuramente un punto di vista interessante, infatti questo è uno dei tanti punti di vista, ma sicuramente quello di guardare due film radicalmente diversi fra di loro e trovare delle congruenze, o due film che si è detto che sono molto simili fra di loro e trovare delle incongruenze, sicuramente è una cosa che in qualche modo da una parte lascia pensare, però dall'altra permette di riscoprire un altro punto di vista con il quale guardare un film, avere una differente chiave di lettura di un film. È qualcosa, secondo me, di simpatico e di interessante, può essere un interessante esercizio mentale. Almeno io, da quando ho scoperto il canale di Coach Tomato, ho cominciato a guardare in maniera un pochettino differente alcuni film.
Ed ecco quindi la mia domanda: secondo voi è possibile guardare un film utilizzando diversi punti di vista, diverse chiavi di lettura, oppure tantissimi film fondamentalmente hanno una sola chiave di lettura, non solo punto di vista, e tutto il resto sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano? Oppure no, oppure invece questo discorso può essere molto interessante, può essere un modo simpatico di affrontare la visione di un film, magari di un film che avete visto tante volte, ma che visto sotto un diverso punto di vista, magari ha una differente chiave di lettura, magari cambia completamente senso. Oppure magari alcuni film possono prestarsi a differenti chiavi di lettura, mentre altri difficilmente si prestano più di una chiave o più di un punto di vista. Magari ci sono dei film completamente trash che si prestano solo alla chiave di lettura, mi stanno sanguinando le orecchie, perché no? Però non lo so, avete qualche film che avete visto magari con due differenti punti di vista e avete un po' cambiato l'idea sulle cose? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DBOTR. Bene ragazzi, anche per oggi ho concluso. Come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, o se non vi è piaciuto, però riguardandolo con un altro punto di vista alla fine vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram, o con un'altra chiave di lettura, anche su Telegram e WhatsApp. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito, e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che effettivamente quello si presta a diverse interpretazioni, perché ognuno, quando assume questo buon profumo, assume un profumo diverso dagli altri. Inoltre, se vi iscrivete al mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Sono Grizzly, questo è tutto, per cui come sempre grazie, ciao a tutti, e ci vediamo alla prossima! Buona la prima!